Comincia il game tra i due grandi giocatori che ancora non sono stati citati sotto il liquido, il suo Ana, il presente dei due giocatori, il nostro amico in alto a sinistra. Abbiamo Bimadaz col colore rosa, il colore di Sarigol, il suo avversario Polonius Protos, colore un po' più scuro, infatti sceglie il viola. Comincia la produzione di probe e droni da parte di entrambi. YouTube Bro, GL Chef, YouTube Bro, si vogliono tanto bene i due giocatori. Bimadaz, non l'ho detto prima, però è Zerg. Cross position, ovviamente, anche perché sono le uniche posizioni da cui si può spawnare in questa mappa. Lo scout di... no, non è lo scout, credo che voglia fare una Forge Expand Polonius. Infatti, mette... Sì. però la posizione del pilone è un po'... È un po' troppo avanzata per una Forge Expand, infatti se i Ling andassero direttamente a colpire quel pilone potrebbero disattivare tutti gli edifici retti sia da muro che darebbe pure loro l'energia senza troppi problemi. Intanto lo Zerg non ha ancora fatto nulla, potremmo vedere una 15-15 a meno che non metta una pull molto brevemente. No, non credo, infatti ha messo un altro drone in produzione, quindi nessuna pull, potrebbe andare di 15. 15 aceri, 15, 15 pool oppure 15, 15 pool e poi 15 espansione. Intanto il primo overlord non sta facendo nulla, si sta dirigendo verso la base del suo avversario che non ha ancora messo né forgia né un gate, forse andare di Nexus first. Intanto arriva la pool da parte di Bimadas a 14. 14 pool, sì, vedremo ora, probabilmente opterà per un 15 aceri, mentre Polonius sta continuando a produrre le sue allegre probe, ancora non ha messo né forge né altro per chiudersi con questo, presumibilmente un forge expand, come dicevi anche tu, almeno così sembra. Potrebbero esserci gli estremi per una cannon rush, anche su questa mappa si possono fare abbastanza agevolmente. Vedremo un po', ha messo in patrol la probe su 5 punti e l'overlord che sta seguendo in tondo la... Però insomma, è una cosa abbastanza È una divertente. cosa abbastanza divertente, però intanto Madaz non può mettere la sua espansione mentre il suo avversario ha partito il Nexus First, infatti ha messo Eh il sì. suo Nexus molto poco fa. Intanto la Pro potrebbe rischiare anche di essere uccisa se Polonius non la muove abbastanza in fretta. Gli mancano pochi hit point, un altro colpo e potrebbe morire questa Pro. E muore la probe, la lascia Muore la sacrificare. Probe. Intanto Mentre dall'altra parte scendono abbiamo... Forgia e Gate da parte del suo avversario che dovrà reggere Sailing ben presto, mette pure un secondo pilone a reggere i suoi edifici. Intanto l'espansione è stata finalmente messa giù anche dallo Zerg che sta mandando i suoi primi 4 Ling verso il Protoss che non ha ancora creato il cannone. La forgia è ora terminata, vedremo tra poco un cannone o almeno si spera, perché sennò questi Eh Ling sì. potrebbero essere veramente fatali per il game del Protoss. Il cannone è stato messo in produzione, vedremo se riuscirà a terminare prima che questi Ling uccidano questa probe che fa da muro e entrino per uccidere qualsiasi cosa ci sia all'interno. Eh sì, ormai manca poco per il cannone, ma la probe ha decisamente pochissima vita, infatti crolla immediatamente la probe dopo un paio di colpi. Il cannone ancora non è terminato, arriva sulla linea minerale della main base con questi 4 Ling, ne stanno arrivando anche altri due fuori tutte le probe da parte di Forse vuole Polonius. portarle di fianco, vuole portarle di fianco al cannone per evitare che prendano troppi danni e sta aspettando pure lo Zota che in questo momento viene cronobussato per fare in modo che riesca a difendere le probe da questi 4 Ling che in questo momento si attaccano all'espansione, si attaccano ora allo Zota, si allontanano per evitare di essere uccise malamente e probabilmente si aspettano un momento per andare ad attaccare di nuovo le probe. Vengono uccise 3 probe se non sbaglio con questi 4 Sì. Ling, anzi 4 probe vengono uccise, di cui una era quella che bloccava l'espansione. Eh sì, quindi insomma non male perché una probe costa 50, erano 4 ling che costavano 100, insomma alla Intanto fine... terza espansione, espansione Eh sì. per il giocatore, terza espansione, seconda espansione per il giocatore Zerg. Vedremo come andrà avanti questa partita. Sembrano tutte e due incentrati verso un macro game. La ricerca di Warpgate è stata messa in produzione. Vengono ritrasferite le probe da una base all'altra. Un gas da parte del giocatore Protoss e due gas sono stati messi in produzione dallo Zerg. Anzi, sono già terminati e stanno già essendo minati. Usiamo il gerundio al massimo. C'è un drone in più su uno dei due gas da parte dello Zerg che forse non se ne è ancora accorto. Ora che ci senti dallo stream puoi far muovere quel drone. Intanto la seconda espansione è a metà, mentre
il suo avversario non sta ancora producendo nulla di importante, infatti non ci sono gate aggiuntivi, né una fabbrica robotica, né uno Stargate, quindi No, c'è da vedere come andrà a procedere il game. sta ancora producendo probe più che altro, comunque ha una probe solitaria vicino sul cliff di questa quarta espansione naturale per lo zero Probabilmente che... vorrà mettere Eh un sì. pylon abbastanza proxy. Vengono aggiunti 4 gate, quindi un 4 gate con exp. Strano che non abbia optato per un 3 gate robo, come Eh fanno sì. spesso comunque i Protoss, che poi producono immortali e sentry per poi fare un timing push veramente fatale anche per i ragazzi che dovrebbero saper counterarlo almeno dopo 4 o 3 volte che te lo fanno, dovresti saperlo counterare, ma non facciamo nomi né cognomi. Specialmente se sei nella finale dell'Invitational Vasakas per quanto riguarda l'eliminazione italiana, comunque l'hanno capito tutti. Intanto c'è una guerra tra uno Stalker, uno Zelota e dei Ling. La Arrivano. micro dello Stalker, in modo che questo Stalker venga ucciso molto malamente. Infatti lo Stalker non è per nulla micrato. Lo Zelota viene allontanato dal proxy pylon per evitare che il giocatore Zerg lo scouti. Intanto una queen per base ci dovrebbe essere, anzi manca la terza queen. La terza queen è uscita proprio in questo momento. Nel momento in cui lo dicevo, tacco alla distanza e l'uno alla difesa è stato messo in produzione da parte dello Zerg che sta andando a Blatte, infatti la colonia delle Blatte è già stata costruita. Intanto Intanto, Tana, la ricerca della Tana è andata in produzione, ti lascio parlare. sì, dicevo, intanto Tana per tutti, ma arrivano altri 3 gate per Polonius che raggiunge il 7 gate. Si è dimenticato la La fabbrica fabbrica robotica. robotica per fare il 7 gate Immortal All In, quella build di cui abbiamo parlato poc'anzi, fatta appunto a Zim, da Zium. Vedremo un po' insomma in che cosa evolverà questo attacco, perché senza gli immortali che sono praticamente la counter verso La counter delle Blatte, sì. delle blatte, sì, un mass blatta naturalmente può avere vita facile contro soltanto Stalker Intanto e... questi speedling riescono a prendere questo Stalker. Vediamo se questo Stalker... No! Lo Stalker non è morto per 4 HP, 4 HP. Sì. L'hanno separato dalla morte. Intanto vengono warpate due sentry che probabilmente vorranno fare lo scuro, il force field per evitare che i Ling entrino in base. Si comincia a muoversi il Protoss che userà il pilone che non c'è più. Il pilone è stato distrutto prima dai Ling, non ce ne siamo accorti. Ne ha messo un altro Intanto... di pilone, però viene subito intercettato dagli speedling, warpa 4 zeloti, anzi 5 zeloti, che riescono a uccidere alcuni ling, ma non a salvare il pilone, e arrivano anche altri due sentry e Intanto un... però Eh non ci sono unità da difesa da parte dello Zerg, che potrebbe trovarsi in una sì. situazione veramente spiacevole, anche perché le unità del Protoss sono veramente maggiori rispetto a quelle del Zerg. C'è un solo Ling e una Blatta da parte di Bidamax, mentre il Protoss ha due Stalker, 7 Zeloti e 2 Sentry. Infatti ora si sta dirigendo verso la seconda base di espansione. Vedremo come andrà a finire. Questa Queen verrà probabilmente uccisa senza troppi problemi. Ora si concentrerà sui droni, probabilmente. Ci chiede Noob G se il Protoss ci sente, non credo, anche perché non so come potrebbe farlo. Beh, non Anzi, c'è... so come potrebbe farlo, ma non vedo perché avrebbe dovuto farlo, anche perché si trova in vantaggio, uccide queste Blatte che sono state bloccate dai Force Field, non si concentra sulla espansione, escono altre due Blatte da questa espansione che verranno uccise anche loro malamente. Rinnovo dei Force Field per evitare che le Blatte escano a difendere la seconda base di espansione. Esce una terza Blatte da questa seconda base di espansione, ma viene subito uccisa. È a metà HP la terza base del giocatore Zerg, che in questo momento cade. Vengono focussate le sentry da parte delle Blatte che sono appena uscite dalle larve di Bidamax, che in questo momento cerca ancora di difendersi. Si sente la mancanza degli immortali da parte del Eh Protoss, che in sì. questo momento ne sta producendo, però non sono già sul campo di battaglia dove servirebbe. In questo momento non c'è nemmeno il Blink. Viene però distrutta la colonia delle Blatte da parte del giocatore Protoss, che fa in modo che il suo avversario non possa più produrre Blatte, ma aveva già prodotto l'altro degli Hydralisk. Forse si è dimenticato che giocano su Wall e non su Oz, dove le Hydra hanno pure la ricerca della Speed. Ma non importa, queste Blatte vengono bloccate di nuovo dai Force Field e vengono uccise poco a poco, dimezzandole. Il Protoss ne approfitta per riuscire ad ucciderle senza prendere troppi danni e si vanno avanti però molto aggressive queste Blatte. Vedremo se ci saranno altri Force Field, non credo, anche perché le sentry sono focussate direttamente. Gli Zeloti muoiono, ci sono pochi Zeloti per tankare i danni. Vengono rubati altri 3 Zeloti e 2 Stalker. Intanto non vediamo ancora gli Immortali, 2 Immortali sono bloccati nella base del Protoss, non possono uscire credo, sono proprio bloccati da questo pilone, oppure il Protoss ha dimenticato di averceli.
No, credo che abbia dimenticato perché il punto di raccolta è proprio lì accanto. Intanto continua l'attacco sulla Natural D dello Zerg, continua la produzione di Hydra che sono decisamente deleterie verso gli Stalker, infatti li mettono totalmente in fuga. Lo Psi è 106 per Bidamax, 80 per Polonius, il che vuol dire che è ancora in vantaggio lo Zerg nonostante abbia perso la sua seconda espansione, un altro Ma ingaggio. dovrebbe mettere laboratorio robotico, il giocatore Protoss per counterare Eh sì. queste Hydra che a causa della distruzione della colonia di Blatte si vedono abbastanza, si fanno notare abbastanza, però la colonia di Blatte è stata ricostruita e infatti 12 Blatte sono in produzione pure il Borrow, quindi potremmo vedere una cosa a quale le Blatte borrowate. Per farle arrivare in base al TOS, però c'è il cannone che potrebbe rivelare senza troppi problemi. Intanto un altro ingaggio, 3 Immortal e 1, 2, 3, un sacco di Stalker, sono tipo 8, 7 Stalker, si dirigono verso l'avversario, l'esercito d'avversario. Queste Hydra fanno veramente tantissimi danni e si focussano su e focussano gli Immortali per Immortali, evitare che sì. queste Blatte prendano troppi danni, però le Hydra sono tutte morte, queste Blatte hanno la peggio contro questi Immortali, però vengono focussati di nuovo gli Immortali e lo Zerg riesce comunque a far vivere ancora le sue Blatte. Arrivano altri Zeloti Warpati che non vengono mandati comunque all'attacco, rimangono due Stalker ancora per il Protoss che vengono poco a poco uccisi questi Stalker. Ora il kiting del giocatore Zerg farà in modo che questi Zeloti possano morire senza che il giocatore prenda troppi danni. Vediamo come kita le Blatte, infatti le manda in avanti e poi le fa attaccare indietro, vengono però warpati altri due Stalker che vengono subito focussati da queste quattro Blatte rimaste ancora in vita. Partita accesissima ancora, rimette in costruzione, anzi ha finito nuovamente di costruire la sua seconda espansione il giocatore Zerg, mentre si sta espandendo anche il Protoss con un immortale stato scoutato da duelinghe che erano lì di passaggio per raccogliere qualche funghetto nel bosco, ma vediamo che ora il giocatore Zerg si fa molto aggressivo, infatti le sue Blatte, le sue Hydra stanno andando a prendere la Torre Xenaga e probabilmente tenteranno un attacco, visto che non ci sono colossi a dare Tra l'altro fastidio. il giocatore Zerg si trova ai ricercamenti di potenziamento a 2-1, Sì. 2 all'attacco a distanza, mentre il Protoss è a 1-1, però questi forces fanno in modo che queste Hydra vengano allontanate e poche unità rimangono dall'altra parte dei forces dove vengono subito uccise dall'armata Protoss. In questo momento le basi sono quasi fullate, tutte e tre le basi sono quasi fullate da parte dello Zerg e viene finalmente messo in costruzione del laboratorio robotico che permetterà la costruzione da parte del giocatore Protoss. In questo momento mette pure la fossa di infestazione, però lo Zerg che porterà degli infestor non ancora Sì. nerfati come sono nerfati in Nozz, quindi potrebbero essere veramente dannosi per il Protoss. Vedremo cosa farà, forse potrebbe anche fare il parassita neurale per prendere il controllo dei colossi. Intanto lo Zerg si fa di nuovo aggressivo, vuole andare a prendere la seconda base di espansione del Protoss. Altri forces fanno in modo di prendere metà esercito da una parte e bloccare l'altra dall'altra. Sì, devo dire Queste Blatte che vengono subito uccise dai Immortali. I fossili del giocatore Protoss sono abbastanza buoni. sì, non sono forse un po' troppo, ma sicuramente buoni, hanno contenuto hanno spezzato perfettamente a metà l'esercito, riducendo notevolmente la potenza di attacco di tutte le unità. In questo momento però stanno Però subendo. ora mancano sia i Forcefield, le Eh sì. unità, infatti rimangono quasi solo degli immortali e gli immortali non fanno veramente troppi danni alle Hydra, infatti ci vogliono quasi due colpi di immortale per distruggerlo, anzi tre colpi di immortale, però vengono occupati altri Zeloti a difesa della base Protoss che in questo momento ricerca pure gli scudi per il Protoss, dato che non ha disponibili altri gli potenziamenti perché non ha il Concilio del Crepuscolo costruito. Intanto arriva la terza espansione per il giocatore Zerg, che veramente sta andando di macro game molto cattivo. Dall'altra parte il Protoss ha deciso di chiudersi con questi gate, probabilmente farà un piccolo muro con questi due piloni. Vedremo, i giocatori sembrano abbastanza sulla difensiva entrambi, nonostante secondo me lo Zerg ha avuto due buone opportunità per dare la volata, la vittoria con le sue Hydra e le Blatte, ma non l'ha fatto. Intanto arriva anche il pinnacolo da parte del giocatore Zerg che probabilmente ha annusato nell'aria l'arrivo imminente dei colossi. La ricerca avviata in questo momento delle lance termiche estese probabilmente consentiranno ai colossi entro breve di sferrare un attacco che sarà sicuramente
sicuramente deleterio se ad armi Ma credo competition. piuttosto che comunque, il giocatore Zerg voglia optare per i Brulon. Infatti la ricerca dell'alveare è stata messa in produzione già da un bel po' di tempo, da ben 75 secondi, e il Protoss non ha intenzione ancora di fare la nave madre perché manca sia lo Stargate che il faro della flotta, appunto, che comunque necessita di uno Stargate per essere costruito, e quindi senza nave madre lo Zerg potrebbe, il Protoss potrebbe essere in una difficoltà molto grande, anche perché la nave madre è ancora utile qua su Wall, dove può fare il vortice e annullare quasi tutto l'esercito Zerg. Infatti vediamo il pinnacolo maggiore da parte di Bidamax messo in produzione, mentre vengono prodotti altri 4 Infestor e 4 il livello 3 degli Sì, ma attacchi a distanza Zerg. Dovrebbe produrre attacco in mischia per fare in modo che questi Brulink facciano ancora più danno. Sì, ma la vedo un po' dura aspettare che arrivino i Brulini, perché vuol dire fare anche l'upgrade è già a metà per quanto riguarda il pinnacolo superiore. Potrebbe anche farcela se arrivano i corruttori in tempo, potrebbe anche uccidere quest'unico colosso che per ora è lo spauracchio che ha l'esercito. Ma comunque questo colosso non dovrebbe essere troppo un problema, anche perché uno solo, a meno che non venga micrato eccessivamente bene, questo colosso potrebbe anche essere ucciso senza problemi. Protoss si dirige però verso la terza base di espansione dello Zerg, uccidendo per prima la regina. Ora si concentra sugli droni che vengono rintanati per evitare una morte certa. Il giocatore Protoss non ha osservatori per trovare questi droni, però arriva un secondo colosso molto esposto. Vengono focussati due colossi, uno è già stato ucciso, mentre il secondo sta per essere ucciso in questo momento. Credo che sia un GG, anche perché tutta l'armata Protoss è stata fungalizzata e ora stanno morendo poco a poco tutte le unità Protoss sotto queste blatte e queste poche Hydra. Un'altra fungal, prendono questi Stalker, vediamo cosa andrà a fare lo Zerg, che probabilmente sta per andare con un Si contrapush, rintana. rintana le sue blatte per fare in modo che Che recupera un po' di energia, uh... infatti sappiamo che col Borrow le blatte possono recuperare energia abbastanza velocemente, e intanto inizia il morphing dei corruttori in patriarchi, dai quindi non Brulor. c'è dei Broodlord, sì, in patriarchi, dei corruttori in Broodlord, insomma avete capito che cosa sta morfando e in che cosa, ma non credo che ci sia abbastanza tempo per lo Zerg Ma di intanto c'è la rifare. ricerca però del Blink, c'è la ricerca Ma però del Blink che potrebbe fare in modo di uccidere questi patriarchi. Però arriva lo Zerg, attacca sull'entrata principale del Protoss un Force Field io mi per sarei tentare di concentrato fermarli, e su però distruggono la forgia. mi sarei concentrato sul al core, infatti è caduto in questo momento, così non può produrre più Stalker, ed è veramente la fine per il giocatore Protoss, secondo me, perché non ha Vengono più. warpati, due DT e vengono subito morfati in un arconte che in questo momento sta attaccando, che per ora non si trova in una situazione granché, anzi le unità terra non si trovano in una situazione granché, però ci sono tre Brulur che possono portare il danno aggiuntivo senza troppi problemi. Questi Brulur Eh sono sì. veramente dannosi, vengono warpati altri, viene warpato un altro DT, però non so dove, credo che sia stato annullato in qualche modo. Viene riprodotto il E arriva il centro cibernetico da parte del Protoss, GG. che ormai dà il GG.